In questo mondo di volti e parole, giorni cantati splendenti nel sole, ho incontrato angeli e fango, temporali e tempeste, diavoli e lampo. Sono Tiziana Di Masi e sostengo la campagna Siamo tutti premi Nobel con ICAN. A più di 25 anni dalla fine della Guerra Fredda è ancora in vigore la politica della deterrenza e ci sono 1800 armi nucleari in stato di allerta elevato. Secondo la logica della deterrenza, per prevenire un attacco nemico bisogna dimostrare di essere pronti in qualunque momento alla rappresaglia. Questa disumana dottrina della sicurezza nazionale presuppone di essere disposti a infliggere morte e distruzione al popolo di un paese, così come accadde a Hiroshima e Nagasaki. Se mai quel bottone fosse schiacciato e iniziasse uno scontro nucleare, subirebbero danni irreparabili non solo gli attori del conflitto, ma anche i paesi vicini e la Terra nel suo complesso. La pace è la dinamica che dà senso e vita all'umanità. Ma un regime di sicurezza che dipende dalle armi nucleari può forse produrre questo tipo di dinamica? Io penso proprio di no. La vera sicurezza richiede quella pace che si realizza quando le persone, al di là delle differenze, si uniscono per tutelare la dignità umana. Le armi nucleari minano alla base il significato della vita umana, negano gli altri, la loro umanità e il diritto sacrosanto alla felicità e alla vita. La sfida del disarmo nucleare non è qualcosa che riguarda solo gli stati che hanno armi nucleari, ma è un'impresa globale che impegna la società civile a partire da ognuno di noi. Era il 9 luglio del 1955 e un gruppo di eminenti scienziati di tutto il mondo pubblica un manifesto, il manifesto Russell-Einstein, per evidenziare i pericoli delle armi nucleari. Questo manifesto fece storia. Diceva così: cercheremo di non dire una sola parola che possa piacere più a un gruppo che a un altro. Ci appelliamo in quanto esseri umani ad altri esseri umani. Ricordate la vostra umanità e dimenticate tutto il resto. In questo mondo di volti e parole, giorni cantati, splendenti nel sole, ho incontrato angeli e fango, temporali e tempeste, diavoli e lampo.